Benvenuti a una nuova puntata di Mattina con noi, benvenuti a Cusano Italia TV, siete sintonizzati sul canale 264 del Digitale Terrestre, trasmettiamo all'interno dell'Università Niccolò Cusano. Il buongiorno da parte di Emanuela Valente, da parte di Samuel Maiolatesi in regia. Staremo insieme anche oggi un'ora e racconteremo l'attualità del nostro paese. Due gli argomenti anche oggi, sapete, gli italiani allo specchio, perché questa è la prerogativa e la caratteristica di Mattina con noi, ci guardiamo allo specchio con la lente di ingrandimento per conoscerci meglio e forse ci scopriamo meno peggio di come siamo, ma soprattutto di come ci vogliono descrivere. Prima parte, consultiamo le stelle. Che estate sarà segno per segno dal punto di vista sessuale sotto le lenzuola? Seconda parte, parliamo di adolescenti. Già l'adolescenza è un'età molto molto critica. E sicuramente il coronavirus non ha aiutato i teenagers. Parliamo proprio di loro, perché il coronavirus ha tolto loro davvero tanto, dalla scuola alla socialità, agli amici, alla famiglia intesa più allargata naturalmente, e ha tolto la routine, la quotidianità, tutti quei divertimenti che l'adolescente dovrebbe avere e godersi un po' la vita. Prima parte, consultiamo le stelle. Volete sapere che estate sarà sotto le lenzuola? Lo facciamo con un'esperta, Paola Aspri, che è una giornalista, un'autrice, critica teatrale, direttrice del blog Spettecolando, ed è in collegamento con noi. Ciao Paola, ben ritrovata! Ciao Manuela, buongiorno a tutti. E vabbè, vi devo dire che Spettecolando è meraviglioso. Spettecolando TV. Ah, Spettecolando, pardon! Sì, ma lo sai che l'avevo pure scritto giusto, Spettecolando. Invece Spettecolando, perché ce l'ho un po'... È divertentissimo che Spettecolando è inerente, sinceramente, anche al... ai segni zodiacali, perché in questo momento noi spettecoliamo ovviamente su tutti i vari segni zodiacali, quello che sarà l'estate per ogni segno. Ovviamente quest'anno, facciamo una piccola premessa, diciamo che i segni di fuoco sono quelli che vanno per l'amatore, sono quelli che hanno più... già, quindi già, già ci hai anticipato qualcosa. Beh, diciamo che sono quelli che hanno una maggiore carica erotica, perché tu devi sapere, essendo segni di fuoco, la passione esplode l'estate. È vero che, per esempio, ci sono alcuni segni, come il segno del leone, che ha più caldo di altri segni, quindi prediligerà fare l'amore in luoghi lussuosi, dove c'è l'aria condizionata, ovviamente, dove c'è maggiore aria deve essere un posto confortevole per il leone. Quindi, però, è normale che poi ci sono quelli che sono più spartani come segni, come il sagittario, che ama fare sesso, l'eros, in qualsiasi posto, in tutti i laghi e in tutti i luoghi, come direbbe la famosa canzone di Valerio Scanu. È vero. Cominciamo segno per segno, Paola. Dai, io so che chi ci sta guardando è incollato, ma anche tutti i miei colleghi redazione, che non vedevano l'ora che parlassi con te per conoscere la loro estate dal punto di vista sessuale. Cominciamo dal primo? Ariete! Sì, l'Ariete è il segno per antonomasia, il segno guerriero, specialmente gli uomini sono molto carichi, soprattutto hanno una voglia di conoscere, di farti notare, come sempre, d'altronde, perché sono egocentrici. Però diciamo che è un'estate che piace moltissimo all'Ariete, come sempre, però ancora di più questa estate del 2021, dove c'è maggiore libertà dopo tanto lockdown. Entra in sintonia con questa stagione perché c'è appunto un risveglio dei sensi. Hai bisogno, specialmente in questo periodo, di vincere i punti. Allora, principalmente l'uomo è tipo un boxer che va ovviamente sul ring e ha bisogno di vincere contro il suo rivale. In questo caso potrebbe essere una donna. Non è che gli dai pugno e manesco, ricordiamo, facciamo una premessa.
però gli piace avere dei contrasti che poi portano a fare pace, ovviamente a letto. Cioè, ama l'amore litigarello? Moltissimo, moltissimo, ed è insaziabile a letto, infatti la parola d'ordine è insaziabile. L'erotismo è la sua arma vincente, quindi che cosa farà? Sarà instancabile, porterà il partner allo stremo addirittura. Addirittura? Sì. Beh, quindi vabbè, donne o uomini che incontrerete, un ariete, ecco, siete già avvisati, eh? Sì, potrebbe essere un'estate particolarmente divertente per voi. Caliente, caliente e divertente, perché l'ariete, che normalmente è un po' musone, sarà invece un giullare di corte, cercherà di far divertire chi incontra. Anche una conoscenza di poco potrebbe diventare un grande amore. Agli uomini piace farlo dappertutto, diciamolo chiaramente, mentre alle donne è richiesto un posto elegante e lussuoso. Comunque sia, io vi do un consiglio: riguardatevi Basic Instinct, perché fa proprio al caso vostro, quindi prendete spunto. Quante S? L'abbiamo anche preparate? 5 S. Proprio il top del top del top, il massimo. Le S sta per sesso, naturalmente. Sesso, 4 S. No, 5. 5 S, le abbiamo messe giuste. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sì. 5. 5. Oh, che bella estate, Ariete. Siete particolarmente fortunati. Vogliamo andare al prossimo? Il toro. Beh, il toro ha passato un periodo un po' bruttino, nel senso che ha avuto dei contrattempi notevoli durante questi mesi, e ce ne siamo resi conto, perché abbiamo avuto veramente... No, io ho fatto... Guarda, parola d'ordine, poi ce lo dirai, traditori. Parola d'ordine, ho avuto un sussulto perché mio marito è toro, ho avuto un sussulto. Ah, va bene, ma va benissimo il toro, perché ancora meglio andranno, non è il caso di tuo marito, ovviamente. È vero. Tu uscite da poco da una situazione d'amore un po' burrascosa. Quindi chi ha rotto un rapporto si troverà ad aprirne un altro, in men che non si dica, e ad avere veramente una situazione meravigliosa, stupenda, che non aveva mai provato prima. Quindi avrà voglia di divertirsi, di avere piacevoli nottate, notti anche insonni, o in compagnia di amici e anche di nuove conoscenze. Attenti solo, io lo dico a tutti i toro, a non vivere contemporaneamente due storie, perché il partner potrebbe, il partner di sempre, potrebbe volersene male. Emanuela, non è nei tuoi riguardi. No, vero, non riguarda me, riguarda il toro in generale, non la mia proprio sfera personale. Infatti, per me questa dovrebbe essere, per chi è single, per chi ha voglia di divertirsi, l'estate della rinascita. Divertitevi, leggerezza, sempre con la testa sulle spalle, col sale in zucca, con le giuste precauzioni in tutti i sensi, non soltanto del Covid, ma in tutti i sensi, però divertitevi. Se potete, divertitevi, sempre con sale in zucca. Il divertimento deve essere una cosa proprio basilare. Allora, quindi il toro... Piacciono i piaceri della vita, ovviamente, di conseguenza quest'estate sarà molto bella, però diciamo che gli uomini avranno voglia di andare subito al toto, perché sono molto concreti. Le donne invece vorranno essere corteggiate, adulate al chiaro di luna. Il lavoro, in questo caso, diciamo una piccola cosa anche sul lavoro, può attendere, perché non avete testa per altre cose, ma solamente per l'amore, mi raccomando. Il toro con chi si sposa meglio quest'estate dal punto di vista sessuale? Guarda, anche il gemelli potrebbe essere buono come segno, però tutti i segni d'aria potrebbero andare benissimo per lui, perché in questo periodo specialmente dell'anno ha voglia di divertirti, quindi i segni d'aria sono dei giocherelloni, quindi si abbinano bene al tuo modo di pensare la vita. Gli piace molto mangiare, gli piace molto fare sesso, quindi sta, diciamo, in un periodo dell'anno molto positivo, quindi devo dire che non va benissimo. 4 S, la parola d'ordine è traditori, però sono un po' traditori, mi raccomando, solo questo. Vabbè,
Dai, andiamo Solo avanti, va? questo. Non mettiamo la Dai. pulce Ma no, nell'orecchio. io dico solo, infatti non lo sapevo che tu eri sposata con un No, toro, ma io parlo anche sboce degli altri partner che hanno il proprio compagno o la propria compagna toro. Non, non vi vogliamo sicuramente. mettere la pulce nell'orecchio, però No, state un po' assolutamente, attenti, vai. ecco, state un po' attenti, vai! Gemelli, gemelli, beh, un'estate gemelli un po' così, un po' particolare per i gemelli, perché i gemelli che sono un segno, diciamo, a cui piace divertirti, giocare, no? All'infinito, pure quando sono eterni Peter Pan, però deve goderti l'estate appieno, non pensare ai se e ai ma. Cioè deve assolutamente lasciarsi andare, questa è la parola d'ordine, anche se non ha voglia di dare retta agli sconosciuti. Pensa un po' a un gemelli che non ha voglia di dare retta agli sconosciuti, quest'anno È è il così. segno doppio, doppia personalità. È un po' titubante sulle nuove conoscenze, quindi però deve lasciarsi andare, questa è la parola d'ordine. E oltretutto, se vai in un luogo di villeggiatura, deve osservare bene quello che c'è intorno, se single, e decidere da subito con chi passare i prossimi giorni, perché c'è qualcuno che fa proprio al caso suo, sia uomini che donne. Ah, quindi Sì, potrebbe essere una compagnia potrebbe di essere quella una settimana, compagnia. di quei giorni in Esatto. vacanza, chissà da cosa potrebbe nascere cosa. Intanto Però cominciate, abbassate le attenti. difese e cominciate. Attenti solo alle polemiche, perché le polemiche sono, diciamo, la spina nel fianco dei gemelli in quest'estate. E tende a polemizzare troppo, deve stare un po' più attento a parlare a sproposito. E peraltro gli uomini saranno un po' altezzosi in amore, ma chi contro un gemelli sa benissimo che è egocentrico e saccente il più delle volte, però è proprio irresistibile per questo. Infatti, chi sceglie un gemelli lo sa già di primo acchito, e poi le donne, che sono molto cerebrali invece, avranno voglia di fare sesso telefonico. Guarda un po', ci sarà un autoerotismo ricorrente nelle donne, Hai capito? Una capito? Speriamo che poi cosa ci sia anche un incontro ravvicinato e che non sia soltanto speciale. E telefonico. però sai cos'è il Che pensiero? stuzzica! Ah, È esatto, stuzzica, stuzzicante! questo segno è fatto così. Si eccita ancora prima di concretizzare l'incontro, capito? Vedi, ecco Ecco, perché quindi l'autoerotismo al telefono, perché sprigiona la fantasia e nemmeno con le webcam o con no, no, solo al assolutamente. No, telefono, no, però io rimango sempre no, no, vecchio stampo, l'immaginazione, Paola. sai cos'è? Sai cos'è? Che i gemelli immaginano molto. E quindi a volte immaginano anche di fare l'amore con più persone, lo dico chiaramente, un condominio di persone. Oh, però vedi, se questo porta poi a rendere felice anche l'altro e se stessi, ben venga. Quante S, quindi la parola 4 S, chiave è 4. irresistibilmente antipatici. Esatto, beh, certo, Quanti, quante S sicuramente. il nostro gemelli? 4 4 S, 4 S. dai, va Ti dico bene, non è il solo una massimo, cosa, però andate bene. no, ti dico solo una cosa, uno scrittore, attore molto bravo e soprattutto anche molto seducente, io lo trovo seducente, poi non lo so gli altri, è Fabio Volo, io lo trovo veramente stuzzicante come uomo ed è dei gemelli, Johnny Depp è dei gemelli, cioè vogliamo dire, parliamo di personaggi che veramente sono particolari, no? Ma poi Non ognuno ha i suoi trovi. gusti, quindi fai bene. Magari tu trovi stuzzicante Io adoro i e gemelli, io adoro i sensuale, gemelli, io ecco, una adoro persona. i gemelli. Però vedi, i gemelli hanno qualcosa in più. Gemelli, cancro! Cancro, beh, un cancro è un Cancro è il. segno. Sei tu, vero, Samuel? È il nostro Samuel, è in regia. Vediamo, ascolta Allora, bene, io dico Samuel. sempre che il cancro, Samuel, è il micione dello zodiaco, non c'è niente da fare. Cioè, Ride, ride, è un bel vero? gattone che si Ci ha mette lì e preso? si fa fare le Samuel, sei il micione? coccole, Sì, ha detto di sì. il micione. Però è un micione che la si allunga sull'arte amatoria, nel senso che quest'estate il segno del cancro ha avuto un giugno che non è ancora finito, lo sappiamo, però no, voglio dire, è finito in Wow, guarda realtà. che parola! Esatto. Il giugno è stato molto molto bello per il cancro perché si è dato molto da fare a livello sessuale con la sua compagna, con il suo partner,
quindi ha avuto delle lodi in questo senso. Però, siccome proprio si è dato tanto, a luglio riposerà sotto una grande quercia, praticamente come il grande saggio dello zodiaco. Si riposerà per poi riprendere alla grande ad agosto. Ad agosto in vacanza sarà quello più corteggiato, nessuno saprà resistergli, saprà essere galante, avrà molto charme, di tutto e di più praticamente. Sarà quello il più, come, raffinato dello zodiaco. Saprà come corteggiare una donna, ma anche la donna nello stesso tempo saprà essere galante con un uomo che gli piace. Magari prenderà il primo passo, no? Farà il primo passo lei. E sarà un ottimo adulatore e in camera da letto, ovviamente, l'abbiamo detto con la parola d'ordine, sarà un amante insaziabile. Quindi gli uomini piacciono tantissimo, mentre le donne devono essere un po' rassicurate per il loro aspetto, ma quando sono rassicurate vanno alla Danno il grande. meglio di loro. A proposito di micioni del segno del cielo, delle stelle, dei Sì. segni zodiacali, il nostro Samuel viene soprannominato gatto. Lo Vedi? vedi? Non a caso. Quindi adesso si riposerà un po' il nostro Samuel in questo caso perché è cancro, poi ad agosto A luglio. invece si metterà in pratica tutto quello che ha assopito nel mese di luglio, però Si Samuel, non deve perché voglia preparare. raccontare i tuoi fatti, solo una settimana puoi farlo, perché Samuel fa una settimana con... No, va una settimana in vacanza con gli amici e una settimana in vacanza con la propria fidanzata. Ah, Quando allora vai va con gli amici, benissimo. devi... Samuel, Che dici, Paola? che Tu, ha detto Samuel? perché va in vacanza con gli amici una settimana? Beh, vabbè, no, Samuel, devi essere ligio al dovere, cioè devi essere Poi la fedelissimo. settimana successiva, quando andrai in vacanza con la tua fidanzata, lì potrai proprio fare Certo. botti. Però non è che non si Fuochi deve proprio divertire, d'artificio. poverino. No, non è che non si deve proprio divertire. Deve passare delle belle serate in compagnia con gli amici. Io non ho detto che non si deve divertire. Deve solamente si No, riposerà un deve pochino. diventare un amante insaziabile lo solo la settimana in cui andrà con la fidanzata in vacanza, giusto? Esatto. Andiamo al leone. Il leone è il mio segno, A sei moi, 5S, hai ovviamente. capito Samuel? A 5S. 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 Capito cancro? E Anche 5S va meno, anche un po' meno benissimo. a volte. Leone. Leone è il mio segno, ovviamente. Io sono particolarmente legata a questo segno, anche perché noi siamo quelli che praticamente si prodigano tanto per il prossimo e a volte hanno poco in cambio. Beh, finalmente si può dire che il leone in quest'estate risplenderà tantissimo. È un'estate all'insegna dell'amore e della passione. Ha passato un anno un po' terribile diciamo, ad occuparsi dei problemi degli altri, non dei propri. Ora sarà libero ovviamente da questi problemi, da queste incombenze e potrà frequentare chiunque. La sua luce comincerà a illuminarti perché è splendente, ma risplenderà anche sugli altri, su chi lo frequenta. Sei stufo del partner di sempre? Beh, non c'è problema, lo puoi lasciare perché hai un'occasione dietro l'altra di rimpiazzarlo. Passioni di una notte o anche addirittura rapporti di lunga data, ma anche un'estate in cui è importante amare se stessi, soprattutto riprendere contatto con la propria personalità, che l'avevi un po' lasciata in disparte. Quindi, luglio e agosto sono mesi che ti renderanno strafelice, e poi l'uomo leone sarà bellissimo e attraente come non mai, e la donna, ovviamente, attenti, donne, le donne hanno un pallino fisso, quello di farti fare dei regali bellissimi. Ovviamente, prima Beh, non di soltanto le scegliere, donne leone, leone, si sono non un po'. solo le donne leone amano i regali. No, però dei regali molto costosi. Quindi ti Ah, consiglio, hai capito, Paola? donne leone, di guardare prima con chi andate in vacanza oppure insomma chi troverete lì, perché insomma dovete puntare su dei pezzi grossi. Vai, ho detto tutto. Io vorrei essere quest'estate a questo punto leone single. Va bene? Vai, 5S, 5S, se questi sono i presupposti, sarà davvero un'estate infuocata sotto tanti punti di vista. O certo, scriveteci, se ci state guardando a settembre, raccontateci che estate avete passato sotto le lenzuola, mi raccomando. Dai, poi, allora leone, poi abbiamo la Vergine. La vergine. Vergine comincerà quest'estate in sordina,
in sordina, diciamo, che arriverà in vacanza un po' così, un po' svogliato, non gli piace fare niente, vorrebbe stare da solo, non sentire il rumore del mare. Addirittura è proprio, come posso dire, è un po' depresso, perché ha lavorato tanto, è molto stanco e non vuole sentire problematiche altrui. Agosto però sarà il mese migliore, perché ad agosto, quindi andate in vacanza ad agosto, cari vergini e cari vergine, perché ad agosto troverete veramente la felicità. Sarete spudorati, che vuol dire? Specialmente le donne andranno in giro con dei bikini striminziti, si vorranno far notare e saranno veramente egocentriche, così si può dire. L'Eros sarà alle stelle e sarai proprio tu a guidare il gioco in camera da letto. Quindi mi raccomando, gli uomini beh, saranno quelli più che corteggeranno di più, avranno voglia di corteggiare, anche delle donne che fino a poco tempo prima gli erano antipatiche. La sfida sarà quella che gli piacerà tantissimo sfidare l'impossibile, specialmente l'uomo. Pensa un Infatti, po' parola d'ordine, a te. parola chiave, spudorati, e le S sono quattro. E poi davvero è estate. Veniamo da un anno e È estate. mezzo di chiusure, di misure Esatto. proprio quelle restrittive. Non abbiamo fatto niente, non siamo usciti, non siamo andati al cinema, non potevamo la sera andare al ristorante, le discoteche sono ancora chiuse, si parla di aperture, forse all'aperto, vabbè. Non abbiamo fatto niente. Divertitevi un po'. E dai, che poi l'estate togliamo anche la maschera e siamo noi stessi. È bello quando andiamo in vacanza perché siamo veramente come vorremmo essere durante l'anno, poi abbiamo tutte quelle chiusure mentali che ci portano a essere non Certo, totalmente come vorremmo. certo, Cerchiamo, dai, certo. di toglierci un po' i freni inibitori. È estate, divertiamoci. Quindi, Divertiamoci e vergine? divertiamoci anche, vergine, abbiamo detto a quattro este, sono Sì? spudorati, Poi. abbiamo detto che la donna sarà quella più, diciamo, spudorata rispetto all'uomo, perché paradossalmente Viva Dio, avrà dai! Vai! rimedi anche nei riguardi di persone conosciute da poco. Bilancia. Bilancia è un segno ovviamente d'aria, passerà un giugno un po' con il broncio, sarà un po' imbronciata, luglio e agosto saranno mesi in cui si libererà di pensieri negativi, le vacanze saranno per te finalmente la panacea di tutti i mali, sarai libero di abbandonarti all'amore, quindi anche il ritorno dalla villeggiatura ci potrebbe essere, ecco, il ritorno dalla villeggiatura ci potrebbe essere un dirimpettaio che si accorge di voi e quindi passare un autunno splendido. Addirittura ritornerete dalle vacanze che troverete qualcuno che farà il caso vostro. Quindi gli uomini amano essere corteggiati, le donne, prima di cedere, devono essere sicure del conto in banca di chi hanno conosciuto da poco. Nel lavoro, ovviamente, non riuscirà a concludere molto perché pensa solamente a concretizzare nel sesso e in qualche altra cosa. Dai, abbiamo Quattro quattro S, non va proprio male, dai. S. Buona No, non va estate, ma male. all'autunno ancora meglio perché potreste incontrare la persona giusta. Io in radio Cusano Campus, la mia trasmissione Cosa succede in città, ho raccontato l'amore nato sul balcone tra due persone, non piccolissime poi di età, avevano più o meno sui 38-40 anni, e si sono guardate per tanto tempo, non si erano mai viste pur vivendo uno di fronte all'altro e pur avendo amici in comune, si sono guardati, si guardavano sempre, hanno cominciato a chiacchierare, si sono scambiati i numeri e da cosa è nata cosa. Il lockdown è stato incredibile per loro perché è nata una storia d'amore e si sposeranno a breve. Quindi perché no, Bellissima vedi? questa cosa, ma vedi, alla fine poi dopo le cose più inedite sono quelle più piacevoli e portano veramente a concretizzare l'amore di una vita. Scorpione, è un segno d'acqua, non è un anno fantastico per te purtroppo, e la riprova è data anche da quest'estate che vi porta un po' di malumore, un po' di broncio. Voi vorreste di più, ovviamente. Agosto ti farà ritornare il sorriso. Ed è proprio ad agosto che troverai tante persone che ti vogliono amare e soprattutto sedurre. Attenti, perché voi se state in coppia e qualcuno vi occhieggia, no, non potete farlo, perché veramente succede veramente di tutto in vacanza, non è possibile. Quindi non cedete alle tentazioni ad agosto, cari Scorpione, dovete stare attenti a questo.
perché ci saranno delle liti furibonde con il vostro partner, evitatele insomma. Gli uomini sono imbronciati, abbiamo detto, ma tanto sexy, invece le donne sono una mina vacante perché tendono al tradimento, ahimè. Quindi la parola d'ordine è proprio traditore Hai seriale. capito? E le S sono quattro. Dai, sarà un bell'agosto anche per voi, scorpioni. Dallo scorpione al sagittario. Sagittario, segno di fuoco, il segno sperimentatore dello zodiaco, pionieristico, chi più ne ha ne metta, e ovviamente è un segno pacioso. E quest'estate, all'insegna della piacevolezza, del divertimento, ti piacerà molto stare con gli amici, sarà protagonista anche di notti insonni, addirittura il Sagittario avrà paura di addormentarti, no, paura, più che altro gli dispiacerà togliere delle ore alla vita. Dormendo, pensa un po', non vorrà dormire mai. Quindi ti scoccerà appunto stare troppo nel letto, ovviamente se non per fare qualche altra cosa, e quindi farà incetta anche di possibili avventure amorose questo Sagittario. Infatti gli uomini sono alla ricerca del tempo perduto, le donne invece alla ricerca del merlo maschio. Quante S? Il massimo proprio, 5 S. Per il Cinque! momento io vorrei sempre essere comunque leone single, poi vediamo gli altri Ecco, segni. Va bene, andiamo. vorrei essere te, Vita guarda. spericolata, vita spericolata, Vita una vita spericolata, attiva. Sagittario, dal Sagittario e Capricorno. Capricorno, segno di terra. Beh, Capricorno ha avuto diciamo, i precedenti mesi è stato un po' in difficoltà, diciamo la verità, soprattutto in amore. Avete rotto un po' le scatole al vostro partner di sempre, siete troppo gelosi, troppo tutto, insomma, basta. È il momento di dire basta a questo broncio continuo e recuperare terreno con il partner. Ci riuscirete perché in vacanza ci sarà veramente un amore ritrovato, come posso dire. Finalmente dominerete la scena, sarete bellissimi e quindi darete il contentino a chi avete trattato male. Quindi, mi raccomando, fate l'amore sulla. Sorridete, sorriso, levate il Sorridete, sorridete broncio, un po' moltissimo più scialla, come dicono i giovani. Scialla. scialla, e soprattutto se volete fare sesso, fatelo sulla spiaggia, in compagnia di un bel falò Oh, che e anche del bello! vostro partner, Guarda, ovviamente. poi le effusioni in spiaggia sono così belle, così romantiche e anche particolarmente eccitanti. Ci piace questo consiglio. Diciamo che gli uomini sono un po' spocchiosi, come sappiamo, del Capricorno. E poi le donne invece sono romanticamente spudorate. Quindi smile, sorridete, sorridete, sorridete. Cinque Va detto bene, dai, Capricorno. Beauty. Acquario! L'acquario Eccomi! purtroppo. Mi dispiace, Lo so, ho Manuela. visto già, perché ho visto 3 S. Manuela, quest'estate tu ami molto la solitudine, quindi in quest'estate sei stanco, sei molto stanco, Vero. hai bisogno di prendere un po' di tregua dal lavoro. Ora la pace e la tranquillità fanno al caso tuo e ovviamente ti piacerebbe addirittura andare in vacanza per conto tuo. Ci hai preso, eh? Sarebbe un Pensa. sogno irrealizzabile perché avendo famiglia, però se fossi sola veramente me ne andrei in vacanza da sola, senza Allora, il input partner, esatto, però continui. il partner però in questo caso dovrebbe praticamente venire incontro alle tue solitudini e mettersi un po' da parte, fare il compagno senza essere insidioso, insomma, ecco così. Se no se ne deve stare a casa, probabilmente. Ecco, e vai in vacanza solo tu. Oppure io rimango a Roma, che Roma Ok. d'agosto è bellissima, e lui va via con Esatto. i bambini. Allora, ti dico Giusto? subito che giustissimo, gli uomini sono degli orsi solitari, mentre le donne sono libere da pregiudizi e pronte per un'isola dei non famosi. Però è un'estate un po' così così per l'acquario. Sei un po' un'eremita, però l'autunno sarà splendido, ti do già Ah, tanto poi non qualche ci sentiamo quando anticipazione. torniamo dalle vacanze perché poi dobbiamo Quindi, vedere le dopo prossime vediamo come stagioni e i va. prossimi mesi. Quindi l'estate è così così, ma l'autunno sarà Sarà meglio. fantastico, Ah, dai, che bello, pesci, dai. Quante pesci. S? 3 S perché l'ho anticipato io, l'avevo 3S già viste quando purtroppo. abbiamo preparato con Sofia la slide. Ho detto, ah, 3 S, va.
Che grafica, Vabbè, dai. dai, non dai No, non demordiamo, su, no, 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 non chissà, demordiamo, chissà, dai, vediamo, non tanto l'estate è demordiamo, lunga ancora. non demordiamo. Pesci, e Pesci, concludiamo con il pesci. segno d'acqua, pure il pesci poverino, un po' come l'acquario, so, è intrattabile Così, addirittura. così, pure il pesci? Sì, è meglio che decidiate di andare da soli in vacanza, quindi Guarda, facciamo una possiamo andare in sorta di vacanza. Acquari, condivisione. pesci. Secondo me è una coppiata vincente perché uno di qua e uno di là. Allora, addirittura raccomandiamo un monastero zen, addirittura andare in montagna sul cucuzzolo, quindi in proprio in solitario, cioè dovete essere soli, 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 perché siete intrattabili. Allora, però, diciamo, do un contentino ai pesci e a settembre tutto cambierà. Quindi è solo una momentanea pausa di riflessione quella che vi prendete. Gli uomini infatti sono burberi e antipatici, mentre le donne hanno perso il loro romanticismo e che succede? Pensano purtroppo al passato, al tempo perduto. Consigliamo Proust come lettura, soprattutto alle 3S, donne. quindi pesci anche voi, però con settembre, con l'autunno, vi potrete rifare come per noi, Sì, acquario. sì. Le coppie hot Le coppie dell'estate. Leone Sagittario, che sono entrambi segni di fuoco, ovviamente avrà la meglio il Sagittario perché starà, come abbiamo detto, il pascioso dello zodiaco, quindi sarà più ruspante rispetto al Leone perché il Leone predilige luoghi più lussuosi, ma guardate caso, il Leone si adatterà alle voglie, soprattutto ai luoghi del Sagittario, perché dovete prediligere più il mare, perché facilita i giochi erotici anche in acqua, e guardate caso anche un pattino potrebbe essere galeotto a largo perché non ci sono occhi indiscreti e potete fare dei bei giochi. Vai! L'altra coppia, invece? Cancro e Gemelli, l'estate porta al segno d'acqua ovviamente una grande vitalità, specialmente nel mese di agosto, abbiamo detto, è un segno riflessivo, metodico, ma sconvolgerà i suoi ritmi, addirittura sarà la guida sessuale del Gemelli, guarda caso. Sarà artefice del destino amoroso del Gemelli e adorerà le atmosfere soft, ovviamente, e succederà di tutto e di più sotto le lenzuola o anche per esempio all'aperto, perché no? In qualsiasi posto perché il Cancro ha una carica notevole, notevole e soprattutto abbinata alla fantasia, alla creatività dei Gemelli, sarà il massimo, possiamo dire che è una coppia veramente splendida. Avevo un Ancora... sacco di richieste, perché sono arrivate delle mail redazione, dei messaggi sui social, anche dai miei colleghi redazioni sono arrivate un sacco di richieste, una su tutte. Dai, vai. Cancro Toro, come va? Allora, abbiamo detto che il Toro è un segno molto, molto, diciamo, piacevole, che vivrà un'estate molto bella, l'abbiamo già detto. E Cancro Toro potrebbe andare benissimo, Va perché sono due bene? segni che vanno molto bene, però ecco, l'unica cosa è che il Cancro, siccome tiene molto alla forma fisica, con il Toro deve stare un po' attento, perché al Toro piacciono i piaceri della vita, quindi anche la, diciamo, mangiare. E quindi probabilmente dirà, ogni tanto farà qualche richiesta, tipo amore, stasera non andiamo a mangiare, mangiamoci una cosa così leggera perché non è possibile. E il Toro terrà un po' il broncio perché il Toro invece gli piace mangiare, soprattutto dopo aver fatto sesso. Entra in cucina e magari ti prepara qualcosa all'istante. Sono dei bravissimi chef, lo sappiamo. E quindi attenti alla linea, soprattutto alle donne del Cancro, se Però incontrano comunque un uomo Cancro forte. Toro va bene. Paola, Sì. grazie di essere stata con noi. Mi raccomando, raccontateci la vostra estate, mandate anche dei messaggi a Paola. Paola Aspri la trovate sui social network con Spettacolando, ha proprio un sito, quindi scrivete a lei, scrivete a noi e poi ne riparliamo Potete a fine scrivermi su estate. spettacolandotv@gmail.com, tutte le vostre richieste saranno bene accette per sapere un po' come andrà quest'estate e insomma col Sotto le sodetto lenzuole, che combinate sia bene. un'estate di divertimento. Ciao Paola, grazie! Grazie Manuela, Ciao grazie, Paola ciao, Aspri, buona ciao! Restate con noi, ci fermiamo qualche istante, pochi minuti di pubblicità e poi parliamo di adolescenti che hanno pagato un prezzo carissimo a causa della pandemia. Tra poco!